Buongiorno a tutti. Oggi ci occupiamo di reti dinamiche, lo facciamo con una rete abbastanza semplice, una rete del primo ordine di tipo RC. Vediamo un attimo, come di consueto, il materiale necessario. Abbiamo sempre la nostra scheda Arduino, una scheda Arduino che utilizziamo sia per alimentare il circuito che per acquisire i segnali di nostro interesse. Oggi, tra l'altro, questa scheda giocherà un ruolo particolare e lo vedremo successivamente. Un resistore, nel nostro caso del valore di 10 kΩ, e un condensatore del valore di 10 microfarad. Parliamo anche un attimo di prerequisiti. Dunque, il nostro obiettivo sarà andare a visualizzare l'andamento nel tempo della tensione ai capi di questo condensatore. Mi aspetto quindi di poter riprodurre un grafico di questo tipo. Sull'asse X abbiamo il tempo, sull'asse Y abbiamo la tensione e, ad esempio, se parliamo della classica carica del condensatore, dovremmo vedere un grafico come questo. Un grafico così si può ottenere in maniera molto basilare col serial plotter della Arduino IDE, integrato nell'Arduino IDE, ma è molto basilare e quindi risulterebbe poco, diciamo, poco costruttivo in questo contesto utilizzare il serial plotter. Per questo motivo ho interfacciato il mio script, il mio sketch con uno script in Python. E per questo è necessario sapere come si fa a far comunicare la scheda Arduino con uno script Python. Io ho fatto un video apposito, vi metto il link in sovraimpressione, andate a vederlo nel caso non abbiate le idee chiare. Benissimo, allora, intanto la componentistica. Questo è il nostro resistore, lo vedete qui in foto. Questo è il nostro condensatore, qui abbiamo la scheda, che nel mio caso è un Arduino Mega, ma ho testato tutto anche con un Arduino Nano, perfettamente funzionante, una breadboard, e poi avremo un certo numero di cavetti, insomma, che andremo ad utilizzare. Benissimo, andiamo con dei richiami teorici. Quindi, richiamo teorico. Noi analizzeremo due circuiti. Un primo circuito è fatto così. Abbiamo un generatore V1 che tramite un resistore alimenta un condensatore. Ok? Questo qua, condensatore C1, e noi siamo interessati alla tensione ai suoi capi, V di T. Perfetto. Consideriamo anche che questo condensatore sia inizialmente scarico, quindi in T uguale T0 abbia una tensione ai suoi capi pari a 0 volt. Beh, noi sappiamo dalla teoria che quindi la tensione V di T è pari a V1, che sarà il suo valore di regime, per 1 meno E elevato a meno A. Numeratore, qua abbiamo T meno T0, T0 è l'istante in cui parte il nostro transitorio, e la costante di tempo tau è uguale a R1 per C1. Nel nostro caso abbiamo 10 kΩ che moltiplicano 10 microfarad, quindi 100, 100 in 10 alla meno 3, questi sono 0,1 secondi, ok? Quindi questo circuito estingue il suo transitorio in 5 volte la costante di tempo, circa mezzo secondo. Il mio script è impostato in modo tale che vedremo un secondo circa di acquisizione. Ok, allora intanto andiamo a contestualizzare un po' meglio. Questa tensione qua sono i 5 volt che fornisce la scheda Arduino, vale a dire che questo sarà l'uscita 5 volt della scheda Arduino e se vogliamo con un altro colore, magari lo faccio in nero, questo sarà il GND. Perfetto. Dopodiché, questo punto qua, quindi, va a coincidere, col giallo magari non si vede tantissimo, lo faccio in arancione, questo punto qua va a coincidere col nodo che io vado a portare ad un analog input per misurare quella tensione lì. Benissimo. Ora, secondo circuito che analizziamo.
Secondo circuito di fatto è ottenuto dal primo, quindi abbiamo sempre la nostra resistenza ed il nostro condensatore C1 con ai capi la sua tensione VDT e andiamo a passivare il nostro generatore, quindi di fatto lo sostituiamo con un cortocircuito. Questo sarà sempre il nostro GND e questo punto qua sarà sempre quello che noi portiamo all'analog input a zero. Ora, la tensione in questo caso, supponendo che questo transitorio avvenga dopo il primo, partirà dal valore di V1 e sarà elevato a meno T meno, diciamo, un T0' fratto tau, e tau è sempre la stessa. Vogliamo visualizzare un po' meglio anche per forma grafica quello che andremo ad osservare con la nostra scheda Arduino. Questo è il nostro asse dei tempi, questo è l'asse dove andiamo a diagrammare la tensione. Supponiamo che questo sia il valore T0 e la nostra tensione sia nulla prima di T0. Benissimo, cosa devo fare? Vado a piazzare qui un range temporale pari alla costante di tempo, traccio un'altra retta verticale, questo è il nostro asintoto V1, quindi la nostra tensione andrà a finire a questo valore. Ed ecco che posso andare a tracciare questa retta qua, una retta che mi permette di partire tangente e ricavare così l'andamento della tensione. Fin tanto che il circuito non viene perturbato, la tensione rimarrà costante a V1, nel nostro caso 5 volt. Ma se io vado a perturbare il circuito, cioè a passivare il generatore di tensione in T0', allora quello che succede è quello che è descritto da questa espressione analitica, cioè osserverò una scarica del mio condensatore. Ecco, questo è quello che andiamo adesso a verificare con la nostra scheda Arduino. Quindi cominciamo a realizzare il primo circuito, quello dove andiamo a caricare il nostro condensatore. Ho sempre qui a disposizione uno sketch dove partiamo sostanzialmente dai nostri 5 volt, andiamo ad alimentare una resistenza, il nostro resistore diciamo da 10 kΩ, dopodiché con questo cavetto arancione vado a mettere in serie il condensatore e torno sul GND. Il cavetto giallo è quello che porterà la misura, diciamo il potenziale che per noi coincide con la tensione sul condensatore all'analog input 0. Per cui cominciamo a realizzare il circuito. Questo è il nostro resistore, lo vado a connettere su questa parte qua della breadboard. Ok, vado qui a posizionarlo. Ecco qua. Scusate, sono fuori dall'inquadratura. Benissimo, abbiamo inserito il nostro resistore che ha i terminali un pochettino usurati. Ok, così è ben inserito. Vado a inserire anche il condensatore nell'altra parte della breadboard. Eccolo qua. Ora porto l'alimentazione, quindi prendo la mia scheda, vado a prendere i 5 volt e magari inserisco già il cavetto che corrisponde al GND, lo vado a inserire qua. Benissimo. I 5 volt vanno portati al resistore. GND va portato a questo terminale del condensatore ed ecco che abbiamo la nostra alimentazione. Ora abbiamo questo cavetto è quello che serve a mettere in serie
il resistore con il condensatore. Questo cavetto è quello che utilizzeremo come se fosse un interruttore. Quando andremo a inserirlo, partirà l'acquisizione. E questo è essenziale, quindi lo comprenderemo meglio una volta analizzato lo sketch. Quindi per ora lo lascio qua flottante perché sarà il nostro interruttore. Qui il potenziale a questo terminale del condensatore lo porto all'analog input a 0. Perfetto, il nostro circuito è pronto. Non ci resta che capire come trasformare la nostra scheda Arduino in una sorta di oscilloscopio, ok? Quindi fondamentalmente, adesso io vi faccio vedere lo sketch, lo metto da questa parte, ok? Noi abbiamo interesse che la nostra scheda Arduino inizi l'acquisizione qui quando siamo in T0, cioè T0 lo vogliamo decidere noi, ok? Come facciamo a fare tutto questo? Analizziamo lo sketch. Inizializzo delle variabili, quindi vado a definire delle variabili. Una initial condition che conterrà la tensione iniziale, il valore di tensione iniziale ai capi del nostro condensatore è T0, quella variabile là. Poi ho un serial, diciamo una funzione di setup che semplicemente inizializza la comunicazione seriale e va a misurare quanto vale il livello di tensione iniziale sul mio condensatore. Poi parte la funzione di loop. Ora diamo un'occhiata a questa tolleranza. Questa tolleranza è un valore di tensione espresso in volt, quindi tolleranza sono 0,1 volt. La tolleranza serve in questo primo ciclo while. Questo primo ciclo intrappola l'esecuzione della funzione loop, intrappola dentro il ciclo, fin tanto che la tensione non inizia a variare. Qui viene detto al contrario, ovvero fin tanto che il valore di tensione sul mio condensatore non si discosta dalla condizione iniziale, quindi la sua differenza è minore della tolleranza, quindi non abbiamo variazione maggiore di 0,1 volt. Stai qua dentro e semplicemente misura l'istante di tempo. E di volta in volta io continuo a chiamarlo T0. Micros è una funzione che mi restituisce il tempo espresso in microsecondi, un tempo che lui inizia a contare da quando io ho alimentato la scheda Arduino. Ok, supponiamo ora, esposto un attimo lo sketch, di alimentare il circuito. Cosa succede? La tensione inizia a salire, quindi la differenza che io osservo tra la tensione misurata e la condizione iniziale è maggiore di 0,1. Ok, esco dal ciclo e memorizzo la variabile T0, vuol dire ho iniziato a perturbare il circuito, inizia il mio transitorio. E dentro questo ciclo leggo per un certo numero di volte sia il tempo che la tensione e il tempo lo riporto, quindi faccio un cambio di variabile e faccio T, che in questo caso è chiamato now meno T0. Okay? Scrivo tutto sulla scheda seriale, quindi scrivo questi due valori separati da un punto e virgola. Lo faccio per un certo numero di punti. Questo numero di punti dipende dai parametri del circuito. In questo caso ho visto che 80 punti mi daranno un'acquisizione di poco più di un secondo. Finita questa fase di acquisizione, vado a ribloccare, e questa volta in maniera permanente, il mio script. While 1 do nothing. Ok? Questo significa che l'attuale script si comporta un po' come un oscilloscopio con un trigger, ma lo si deve ogni volta reinizializzare. Quindi per eseguire una nuova acquisizione devo ricaricare lo script sulla scheda Arduino oppure togliere alimentazione e ridare alimentazione alla scheda Arduino, in modo che lui si riporti nuovamente qua, pronto ad aspettare una variazione di tensione sul condensatore. Bene, compreso questo, l'ultima cosa che dobbiamo andare a osservare è lo script in Python, quindi apro un terminale, vado ad attivare il mio environment di Arduino e poi vado a farvi vedere lo script. Lo script è molto semplice, esiste una funzione di plot, la vedete qui, def make plot, sta dalla riga 8 alla riga 15, dove mi plotta la variabile x e y che conterranno la variabile tempo e la variabile tensione. Qui semplicemente do delle etichette
agli assi e le rendo leggibili, niente di più. La parte fondamentale è questa, dove inizializzo la comunicazione seriale con la scheda Arduino, inizializzo i vettori X e Y che sono vuoti inizialmente, attivo una figura e dopodiché leggo quello che viene stampato sulla comunicazione seriale. Vi ricordate che avevo diviso i due valori con un punto e virgola, quindi li divido con il punto e virgola, siamo alla riga 27. Faccio la decodifica che abbiamo visto nei video precedenti e spacchetto il tutto in una variabile tempo e una variabile tensione. Queste due variabili le appendo alle variabili x e y, quindi aggiorno il vettore tempo e tensione e alla fine con drawNow vado a eseguire il plot con la funzione che abbiamo visto in precedenza. Benissimo, andiamo qui sotto a lanciare IPython per eseguire lo script. Quindi adesso gli script me li tengo tutti da questa parte dello schermo, ok? Abbiamo sia l'Arduino che, diciamo, lo sketch Arduino che lo script in Python. Perfetto, siamo pronti e alimentiamo il circuito. Alimento il circuito, verifico solo che sia tutto ok nella connessione, quindi abbiamo la porta che è la ACM0 e se non erro è quello che avevamo scritto anche nel codice, quindi andiamo a verificarlo qua. ACM0, perfetto. Ok, benissimo, vado a caricare lo script sulla scheda Arduino. Dunque, attualmente lui è qua, ok? È fermo nell'attesa che la tensione sul condensatore inizi la sua variazione. Lo script Python non è ancora stato, scusatemi, non è ancora stato eseguito, per cui adesso eseguo lo script Python, anche lui è fermo e non sta leggendo niente perché finché non inizia una variazione di segnale di tensione, sulla comunicazione seriale non verrà spedito niente. Per cui adesso utilizziamo questo cavetto arancione, che vi ho detto che l'avremmo utilizzato come se fosse un interruttore, e alimentiamo il nostro condensatore. Ed ecco che osserviamo la carica del condensatore. Qui la vediamo un po' rallentata, è solo una questione di processamento dell'immagine, ma lì sotto vedete esattamente quanto dura. Come vi dicevo, intorno a 0,6 secondi il transitorio si è estinto e il tutto è calibrato in modo tale da misurare qualcosa più di un secondo, ecco, circa 1,2 secondi. Benissimo. Abbiamo eseguito la carica del condensatore. Non ci resta che provare a scaricarlo, questo condensatore. Come facciamo? Beh, prendiamo un altro cavetto, eccolo qua. Direi che con un Ctrl-C stoppiamo lo script in Python e chiudiamo il tutto. Rientriamo dentro l'interprete Python, faccio un po' di pulizia, eccoci qua. Bene, adesso vi ricordate che dobbiamo riinizializzare anche lo sketch, quindi rimando lo sketch sulla scheda Arduino, ma prima facciamo ancora una cosa perché se no la cosa non funziona. Vado a rimuovere l'alimentazione al mio condensatore. Il mio condensatore adesso è carico a 5 volt, quindi lancio lo script, diciamo ricarico lo sketch sulla scheda Arduino, lancio lo script in Python. Adesso lui è in attesa di una variazione di tensione e vado a cortocircuitare il mio generatore. Eccoci qua. Adesso abbiamo passivato il generatore e così stiamo osservando una tensione che da circa 5 volt si riporta ad un valore nullo nello stesso tempo, diciamo con la stessa costante di tempo con cui era stata eseguita la carica. Eccolo qua. Benissimo.
Direi che con questo è tutto. Abbiamo visto come trasformare una scheda Arduino in una sorta di oscilloscopio molto molto basilare. Vi ricordo che nella descrizione del video vi metterò tutti i link ai codici e tra parentesi anche lo script con cui ho trasformato la scheda Arduino in una sorta di oscilloscopio. Ho preso spunto dalla rete, vi metterò i riferimenti e direi che con questo è tutto.